Cari amici vicini e lontani, benvenuti a Trenton. Rompo il ghiaccio con una citazione a Nunzio Filogamo, un mio oriundo concittadino che ha contribuito a scolpire le ossa delle trasmissioni radiofoniche italiane. Mi ispiro al mondo della radio perché, anche se oggi la chiamiamo podcast, sempre di una trasmissione radiofonica parliamo. All'etere si è sostituita la fibra ottica, ma la voce del tizio dietro il microfono rimane invariata. Forse però sto forzando un po' la similitudine per darmi delle arie, poiché mi piace immaginarmi come un presentatore radio. Io presento, sì, e voi ascoltate. Quando dico voi, mi rivolgo a tutte quelle centinaia di persone che si sono collegate con le storie da Trenton, la mia trasmissione. E grazie a voi assidui ascoltatori che siamo giunti a questa seconda stagione. Sono già usciti due episodi nuovi nei giorni scorsi, ma il pezzo forte della nuova stagione arriverà a breve e si chiamerà Ghostwriter. Sarà la nuova serie a puntate alla quale verrà chiesto il miracolo di raccogliere l'eredità lasciata da un bel posticino. Ci riuscirò? Non lo so ancora, ma sono certo che sarete voi con i vostri messaggi di apprezzamento e i vostri like a farmelo sapere. Nell'attesa che esca il primo episodio, vorrei parlarvi un po' del mio nuovo lavoro. Sarà un giallo, un classico caso di omicidio che si consumerà nel tentacolare mondo dell'editoria. Ad esordire in Ghostwriter sarà il mio investigatore dilettante, Bart Home. Lui è un abile detective che gira tra i miei pensieri e gli appunti da molto tempo. Titolare di un'agenzia di pompe funebri, Bart si crea un'altra vita nel vetrobottega. Lì, insieme alla sua segretaria Kiko e alla sua assistente Marilyn, si occupa di aiutare la polizia nel risolvere i casi più complessi. Ma i gialli, si sa, girano tutti intorno alla personalità dell'investigatore. Ed è per questo che vi chiedo pazienza per arrivare a scoprire quanto c'è da sapere circa Bart Home e la sua strampalata ma micidiale manica di collaboratori. Ghostwriter inizierà a breve. E spero di aver acceso in voi la curiosità indispensabile per seguire un giallo radiofonico. Come dite? Si tratta di un podcast? Ma su, lasciatemi sognare. Sono Gilberto Landolia di Vigilifi e quanto ascolterete è il frutto dell'albero piantato in me dalla società moderna.